La parola a Fioravanti, si preparano D'Ercole e Santori, grazie. Grazie. Passione, ascolto, lavoro, questo è quello che sento da amministratore locale. Io faccio il presidente del Consiglio Comunale di Ascoli nelle Marche e è quello che oggi ho respirato qui al nostro secondo congresso nazionale. Anche se è stata difficile la logistica per molti arrivare, però io credo che farlo a Trieste è stata la scelta più giusta, più importante, soprattutto per dare quel messaggio di rinascita e soprattutto per dare quel messaggio positivo, perché questa è la terra dove i padri hanno perso ferocemente la vita, solo per difendere la propria patria, per difendere le proprie tradizioni e per difendere la propria terra. Però ancor più importante il messaggio dell'appello ai patrioti, perché i patrioti, come diceva bene il nostro presidente nazionale, sono le persone semplici. Infatti oggi mi appassiono a questo tema perché casualmente quest'anno ho avuto l'opportunità e la fortuna di scrivere il mio primo libro, che voleva raccontare proprio storie semplici di italiani che sono patrioti e che ogni giorno si impegnano e non passano il tempo a criticare o a lamentarsi, ma a costruire un'Italia migliore. Allora, io delle storie che ho raccontato ne voglio raccontare tre, perché possono essere coerenti con il messaggio del nostro congresso. Io ho avuto l'opportunità di conoscere Pino Maddaloni, che è un oro olimpico di Scampia, e non sapendo da quale partito venissi, mentre ci parlavo, lui è un oro olimpico e ha mantenuto una palestra importante a Scampia, dove attraverso il judo, che è uno sport che educa e insegna il rispetto dell'avversario, perché prima di salire sul tappeto devi salutare l'avversario, e quindi il rispetto dell'avversario, e non solo. Per vincere non conta chi è più forte, ma l'uso intelligente della forza. Ecco, Pino Maddaloni ha recuperato un ragazzo che è stato 7 anni in galera attraverso il judo, oggi è il primo pasticcere di Scampia. Quel ragazzo, mi ha detto Pino Maddaloni, lo Stato a noi non ci ha aiutato. L'unico che ci ha dato un'opportunità è stato un bando con il ministro della gioventù Giorgia Meloni. E quindi questo è il segno che la politica del fare non è solo attraverso i microfoni, non è solo attraverso le sale, ma è nel fare quotidiano. E quindi sono orgoglioso di essere rappresentato dal nostro presidente nazionale, ma soprattutto di quello che ha compiuto quando aveva gli strumenti per poterlo fare. La seconda storia che voglio raccontare è di Gigi Capriotti, che è tra i delegati presenti al nostro congresso, che è il vice sindaco di Acquasanta, che nel momento in cui c'era sia il terremoto che la neve ha rischiato la sua vita perché non c'erano i mezzi di soccorso, è andato lui a soccorrere delle persone di notte e una valanga lo ha lasciato isolato tutta la notte fino al mattino. E questo significa che chi ha cuore e chi vuole difendere la propria gente, la propria terra e le persone che amministra, mette se stesso e mette a rischio anche la propria vita per difendere la propria gente. Questi sono i nostri patrioti che voglio raccontare. Racconto l'ultimo, che ho 1:30. L'ultimo è sempre un nostro delegato, però è entrato quando Fratelli d'Italia ha creato attenzione a lui. Lui era uno sfiduciato della politica, si era avvicinato addirittura al movimento dei Forconi, Nando Filotei, un'azienda ad Arquata del Tronto, a Pescara del Tronto, ad Arquata. In meno di un minuto gli è stata cancellata la sua casa, tutto quello che aveva e la sua azienda di famiglia. E con Nando Filotei si è sentito lasciato abbandonato dallo Stato, si è ricostruito grazie a un po' di amici l'azienda dopo 15 giorni vicino, perché era stata distrutta. E oggi Nando Filotei non credeva più nella politica, non credeva più in niente, perché aveva perso tutto. Non solo ha rilanciato l'azienda, ma ha deciso di iscriversi in Fratelli d'Italia e oggi è tra i nostri delegati. Io sono orgoglioso che è tra noi e rappresenta un territorio ferito, però voglio fare una piccola critica, anzi una grande critica. Alla Leopolda il commissario per la ricostruzione De Micheli ha detto: siamo stati noi e nessuno prima di noi che in un terremoto
in un momento di emergenza, abbiamo dato le giuste certezze e adesso stiamo tornando alla normalità. Per chi vive quelle terre, io le vivo tutti i giorni, vi assicuro che l'unica certezza che questo governo e il commissario hanno dato è l'incertezza di un futuro e la certezza che non torneranno più nelle loro case. Vergogna, vergogna, vergogna. E il sindaco Biondi, che è un esempio della buona politica e della resilienza amministrativa, lo può confermare. Io concludo perché spero che nella nostra agenda politica ci sia tra i primi punti la ricostruzione del terremoto e soprattutto il rilancio dell'Appennino centrale, sia attraverso il collegamento infrastrutturale dei due mari e sia il rilancio turistico, perché stanno arrivando defiscalizzazioni a nuovi investimenti. Ma lì ci sono piccoli e medi imprenditori che non hanno avuto nemmeno il sussidio per delocalizzare la produzione e non producendo oggi rischiano di non poter vendere tra un anno e non potendo delocalizzare rischiano di chiudere e lasciare a casa le famiglie. Quindi, e concludo, prima di aprire ad investimenti che possono venire solo a prendere risorse, tuteliamo chi quei territori sulla montagna, nonostante le carenze infrastrutturali, nonostante le difficoltà climatiche della montagna, hanno mantenuto vive quelle terre e hanno lottato contro una burocrazia che non andava a loro favore e hanno presidiato i territori aprendo le loro aziende quando le persone non avevano più le case in emergenza. Quindi io spero che il mio partito metta questi punti in primis sulle prossime politiche e mi auguro che andiamo al governo e possiamo rilanciare, ridare dignità alle persone e a quei territori. Evviva la patria, evviva Trieste, evviva Fratelli d'Italia.